Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un argomento diverso dal solito, non sarà una recensione. Ho fatto caso che i miei video in cui discutiamo per quanto riguarda il cinema e le sue direzioni vi stanno piacendo, quindi mi fa un sacco piacere. E quindi ho deciso di fare più video in cui discutiamo un pochino delle direzioni del cinema, cosa ne pensiamo, cosa ci piace, cosa non ci piace. Mi è venuta l'idea di fare questo video guardando il trailer di Cats. Non so se l'avete visto, ma... oh mio Dio, è spaventosissimo. È più spaventoso rispetto al trailer di It capitolo 2. Quindi volevo parlarvi per quanto riguarda il realismo del cinema e tutti i suoi limiti e soprattutto la tecnologia, quanto la parte digitale ci sta piacendo e quanto forse ha annoiato il pubblico. Insomma, parlare di tutti questi argomenti. Spero vi piaccia questa idea, a volte vi chiedo degli argomenti per quanto riguarda il cinema sul mio profilo Instagram, per quanto riguarda le recensioni ve le dico in anteprima, vi aggiorno sui film che sto vedendo, quelli che non ho ancora visto e tutte queste cose. Nel caso vi andasse di supportarmi trovate qui sotto tutte le informazioni, ma iniziamo subito per quanto riguarda l'argomento di oggi. Allora, realismo e digitale al cinema. Volevo un po' parlarne con voi, perché per molto tempo, diciamo, questi due elementi sono stati caratterizzati come qualcosa di positivo al cinema, quindi qualcosa che veniva utilizzato come aggettivo per definire qualcosa, un film molto bello da vedere e quindi come aggettivi positivi. È un film estremamente realistico, sembra vero. Oppure come l'arte digitale, erano quasi delle novità, quindi forse proprio per questo emozionavano molto il pubblico, perché faceva vedere loro qualcosa di nuovo che non avevano mai visto al cinema, avevano visto poco e soprattutto sfruttavano al meglio magari un'arte digitale che era ancora agli inizi. Ultimamente però ho notato qualcosa di estremamente diverso, ovvero che il pubblico sembra quasi annoiato per quanto riguarda queste cose. C'è per esempio il Re Leone che è stato estremamente criticato proprio per come fosse solo tecnica, solo realismo, solo arte digitale, basta, mancasse quel qualcosa in più. E idem per quanto riguarda Cats. Cats per esempio è tutto in digitale e se inizialmente, insomma, all'inizio i primi passi del digitale, qualcosa che faceva anche un pochino schifetto per quanto riguarda il risultato, era pur sempre travolto un po' da un'emozione che quindi te lo faceva dimenticare, ti faceva dimenticare tutti i suoi limiti, questa volta non è così. E quindi mi sono domandata, il digitale ha forse annoiato? Io onestamente sono curiosa un po' della vostra opinione. Per quanto riguarda la CGI, le persone secondo me molto spesso rompono un pochino le scatole con la CGI. Diciamo che cestinano qualsiasi cosa, non si è con la CGI perfetta. Insomma, secondo me la CGI dipende molto da che tipo di film stiamo vedendo, quanto richiede allo spettatore di essere credibile e anche il budget. Insomma, un film che ha come budget 50 milioni di dollari non può avere la CGI di un film che ne ha 500 milioni di dollari. È normale. E quindi insomma dipende sempre da situazione a situazione. Anche lì la CGI molto spesso si collega al realismo e secondo me onestamente il cinema e il realismo sono arrivati a un punto in cui è un punto morto. E lo so, ultimamente sto facendo un sacco di video in cui vi parlo del Re Leone, del live action, ma secondo me è proprio il punto di svolta. Infatti molte persone parlano semplicemente di questa cosa, come il realismo a livello cinematografico, quindi semplicemente emulare la realtà, è arrivato a un punto in cui sì, siamo arrivati a emularla estremamente bene, che sembra tutto reale, però alla fine basta, cioè non basta solamente quello per essere applauditi. Siamo arrivati lì in merito della tecnologia, wow, fantastico, emozionante, che altro abbiamo da dire? Come vogliamo usarlo tutto ciò? E questo forse è il punto centrale, ovvero discutere delle possibilità di applicazione di tutto ciò. Limitarsi semplicemente alla possibilità, alla capacità di poter riprodurre qualcosa forse non è più abbastanza. E onestamente credo che siamo arrivati anche a un punto in cui siamo annoiati del digitale. È davvero molto brutto. Io stavo vedendo per esempio le foto del dietro le quinte di Avengers e sono davvero tristi, se ci fate caso. Ci sono questi attori che hanno i loro costumi, a volte neppure i costumi completi, e sono circondati da green screen. È davvero brutto, secondo me, come attore, non sono un'attrice, quindi non ne ho idea, ipotizzo solamente, andare magari sul set e il set è praticamente una stanza in cui non c'è niente e tu devi far finta in cui ci siano draghi, ci siano 100.000 persone, tu debba parlare con qualcuno che in realtà non c'è.
Cioè, come se io adesso, non lo so, stessi così in un green screen, qui magari poi con il green screen fanno un mega orso polare e io intanto sto parlando con un paio di cuffie, tipo, eh sì, mi dispiace molto per la perdita di tua moglie, caro orso polare, roba così. È davvero brutto, cioè, non lo so, secondo me manca come un passaggio nel cinema. Anche il poter semplicemente rifare tutto al computer, poter tornare indietro, da una parte è una cosa utile per le produzioni, pensiamo al fatto di Sony. Sonic è stato accolto molto molto male, quindi hanno rimandato l'uscita del film di un anno per poter rifare qualcosa che potesse piacere al pubblico. E non è semplicemente vi piegate al gusto del pubblico, è semplicemente soldi. Se la gente non va a vederlo perdono un sacco di soldi, addirittura gli conviene rifare il film da capo per guadagnarci, quindi figuriamoci. Ma allo stesso tempo questa capacità di poter cambiare è un po' una furbata, secondo me, è un po' un barare, insomma, se, che ne so, costruisci tutto in reale, fai il film e tutto, per quanto sia estremamente più costoso purtroppo, è sempre un rischio e secondo me denota anche delle capacità di un regista, in cui hai la possibilità di girare quella scena solamente due volte, se va male l'esplosione quelle due volte o quell'unica volta sei fregato. Mentre invece col digitale puoi, non lo so, cambiare l'esplosione 3-4 volte, costringere lo stagista a rifarla. E non lo so, secondo me questa cosa è iniziata un po' a pesare anche nel risultato finale. Non so quanti sinceramente dal pubblico pensano a queste cose, credo nessuno onestamente o pochissimi. Però secondo me si percepisce nel lavoro tutta questa possibilità in cui, insomma, si può lavorare in maniera furbetta e alla fin fine manca il rischio. Cioè, pensate veramente a Cats, c'è tipo una voglia di strafare con questo digitale anche dove non ce n'è bisogno, tipo in Cats potevano fare delle tute e ritoccare al minimo e andava così, invece hanno fatto proprio tutti questi corpi dei gatti in digitale ed è terribile onestamente il risultato. Non lo so, bastava veramente poco ricostruire gli ambienti in formato grande tutti. Voi però che cosa ne pensate? Perché io non sguardo molto dentro, diciamo, al cinema, penso a quello come è fatto, penso al dietro le quinte, penso a come viene sviluppato, penso a tante cose e forse pensare a tante cose mi fa un po' perdere di vista l'occhio generale del pubblico, quindi cosa pensa effettivamente il pubblico di queste cose? Viene ancora sconvolto dalla CGI? La CGI è abbastanza per fare un film? Oppure ancora il realismo, quello oh mio Dio sembra vero, è abbastanza? Perché secondo me ormai siamo abituati alla capacità del cinema di oh mio Dio sembra vero questa cosa, ma in realtà è digitale. Siamo abituati e secondo me, non lo so, vogliamo qualcosa di nuovo. Soprattutto perché il cinema è così fissato con, diciamo, la realtà? Non è un po' un passo indietro, nel senso, se il cinema tu puoi fare qualsiasi cosa, al cinema noi possiamo vedere davvero qualsiasi cosa, puoi ricostruire, non lo so, Mercurio. Chi se ne frega della realtà? Chi se ne frega del realismo in cui ricostruisci la Francia degli anni 30? L'abbiamo già vista, la conosciamo. Perché non possiamo ricostruire e far sembrare reale qualcosa di diverso? Non lo so, questa era la mia piccola riflessione, magari molti di voi non sono d'accordo, quindi sono molto curiosa della vostra opinione e probabilmente molti di voi avranno un'opinione totalmente differente dalla mia, perché so che, insomma, soprattutto la cosa della CGI è brutta, è tipo una cosa fondamentale per molte persone, per me non sempre, ecco. Dipende molto dal tono, dal film, da tutte queste cose. Però insomma, voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto questo video. Spero sia un video interessante. Se avete dei consigli sugli argomenti da trattare insieme per quanto riguarda il cinema, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!